Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Questa volta la recensione, chiamiamola, è un po' particolare perché è una cosa che effettivamente mi serviva e sono andato a comprarmi. Quello di cui vi sto parlando è questa. Ebbene sì. Cercavo da mesi una maledettissima soluzione al problema che mi affliggeva, cioè di ogni volta che dovevo fare dei video, soprattutto di storie o di guide, dove mi faccio gli appunti e dove ogni tanto devo fermarmi a rileggere perché ovviamente non posso impararmi tutto a memoria. E ogni volta prendi il tablet, mettilo qua sopra, riabbassati, leggi gli appunti, ritirati su, rimettiti l'inquadratura, riparti, bla bla bla. Alla fine ho detto prendo il toro per le corna, ho visto che ci stanno un sacco di scrivanie da gaming, ne voglio finalmente provare una anche io di quelle che si alzano. E ragazzi, a me sta faccenda mi ha cambiato la vita. Perché non è solo il fatto che si alza che la rende speciale, perché c'ha mille mille funzionalità che mi fanno molto piacere e che adesso vi mostro. Adesso, un secondo, torniamo all'altezza di sempre perché inizio a stare un po' stretto nell'inquadratura. Potrei andare avanti tutto il giorno. Ho sempre utilizzato una scrivania dell'IKEA appunto qui davanti per appoggiare tutte le cose, gli appunti, eccetera. Comunque sì, anche quando faccio le recensioni sto seduto, ho la telecamera puntata e tutto quanto, quindi mi serviva una mezza via e la soluzione migliore era appunto una scrivania regolabile. Non che mi dispiaccia l'IKEA perché tutto quello che vedete sullo sfondo è IKEA e di qua ci stanno altri 20 metri quadri di roba IKEA. Quindi sono un compratore abbastanza assiduo, però quando compri IKEA sai che puoi andare incontro anche a problematiche un po' rognose, vedi? Per esempio, quei maledetti piani che si scollano con un'luminità del 2%. Quindi questa volta ho scelto di andare su un marchio di qualità. Ho scelto Flexispot, che è una ditta che ha una filiale anche in Italia, che ha uno dei suoi rami specializzato proprio in scrivanie regolabili. Quindi so che mi odierete, ma sappiate che se guardate tutto il video, alla fine andrete a comprarvi una scrivania con l'altezza regolabile. Anche perché questa in particolare ha un sacco di chicche che adesso vi racconto. Quindi bando alle ciance perché deve essere un video veloce. Sigla! Bene ragazzi, questa volta l'unboxing è un po' diverso dal solito, diciamo che è un po' complicato farlo sul tavolo. Iniziamo da questo, che è la struttura mobile della scrivania. Infatti qua c'è il manuale in italiano, guida passo passo. Madonna, non sapete quanto pesa. Questa qui è la base orizzontale con il pannello di controllo. Queste sono due staffe. Qui c'è il primo palo verticale, anche questo ragazzi non vi dico quanto pesa, ma 15-20 kg. E qui c'è il suo gemello, sempre leggero come una piuma. Andiamo a vedere che c'è qua dentro. Immagino viti e quant'altro. Il lato positivo è che sono ben organizzate, forse riesco anche a montarlo. Che altro c'è qua dentro? Come si apre questa? Qui c'è il pannellino di controllo per comandare le altezze o memorizzarle e il cavo dell'alimentazione. Madonna, ma senti che roba! Un altro pezzo di ferraglia. E dai! Dici tu, giustamente, la scrivania non è che la puoi attaccare per aria e quindi questi sono praticamente i piedini inferiori per tenere tutto stambaradan nella struttura. Piedini ovviamente regolabili in altezza. Questa dovrebbe essere una delle bande raccogli cavi. Primo scatolone fatto, al via gli altri. Secondo scatolone decisamente più leggero. Oh, questo mi piace, mi piace, mi piace, mi garba, ho sempre voluto averlo in una scrivania. È il pannellino che si monta in verticale sulla scrivania, che ci potete attaccare praticamente di tutto, gli sticker, le calamite, potete farci dei mini ripiani. Ma guardate quante scatole ci sono qui. Questi sono per fissarlo sul tavolo. Andiamo con i piccolini, questi dovrebbero essere gli scomparti da mettere direttamente sul pannello. Infatti vedete, questo qui è un portaoggetti che va attaccato lì. Altro scomparto, qui ci va addirittura un tablet a livello di dimensioni. Oh, questi sono tutti gli aggeggini da attaccare. Vedete, ci sono due ganci, poi ci stanno per esempio le calamite a forma di nuvola, un altro mini scomparto piano, probabilmente anche per il cellulare. Quindi questi ci piacciono, dopo ce l'ho tempesto di sta roba. Altro ripiano, questo c'ha una forma strana, non lo so che tipo di forma è, probabilmente ci va inserito anche qualcosa per così. Ultimissima scatola, che ci sarà dentro? Un ripiano e un'altra scatola. Carino, carino, ci posso anche mettere un bicchiere qui volendo. Ultimissima cosa, penso sia per montare quel ripiano, e invece boh, una provetta? Questo quindi va così.
Ok, è fichissimo. Non so a che cacchio serve, però è fichissimo. Forse è tipo portapenni. Abbiamo finalmente finito tutti gli scatoloni. Abbiate pazienza, non mi entra nell'inquadratura lo scatolone con il piano della scrivania, ma tanto quello non è altro che un pezzo di legno lungo. Quindi quello lo vediamo nel montaggio. A discapito di quello che si possa pensare, è più facile montare questa che una scrivania IKEA. L'unica cosa che serve forse è un po' di forza bruta perché pesa una cifra, ragazzi. Non so quanti chili erano, ma pesa veramente una cifra. Si parte dalla base centrale, quella che andrà attaccata sotto al piano di legno, e basta semplicemente fissare le due staffe ai lati con quattro viti di numero per poi agganciarci le due travi laterali che hanno all'interno i motori che servono appunto per il sollevamento, perché questa scrivania ha doppio motore, una a destra e una a sinistra. Sistemate anche queste, l'ultimo passaggio da fare per quanto riguarda la struttura è collegare le due basi, che come siamo anche abituati con i mobili IKEA hanno pure i piedini regolabili in altezza, soprattutto se avete il pavimento che magari non è perfettamente livellato. Qui è il momento in cui inizia a servirvi la forza bruta, perché adesso dovete prendere il piano di legno, che potete prendere in più misure, questo che ho utilizzato io è 80x160. Dovete stendere il piano sotto sopra, praticamente come vi arriva nell'imballo, metterci la struttura appoggiata e regolare bene la distanza delle staffe laterali, perché questa struttura è allungabile al centro, in modo che mantenga la resistenza per tutta la lunghezza del piano, perché ce lo potete avere da 120, da 140, da 160 fino a 180. Finita la regolazione, andiamo ad attaccare il pannellino di controllo sempre sulla base. Scegliamo noi se a destra o a sinistra dove ci piace di più. Io l'ho messo vicino a dove si trova il motore. E poi colleghiamo tutti quanti i cavi alla scatola di controllo principale, così da aver cablato l'intera scrivania. Se prendete la versione base, l'ultimo passaggio è quello di mettere la staffa copricavi. È semplicemente un pezzetto di ferro che si attacca sotto, che possiamo anche questa regolare in base alla larghezza del piano che abbiamo scelto e che permette di avere questi cavi, diciamo così, standard, di cui non potete fare a meno, belli raccolti e nascosti sotto la scrivania. I passaggi per il montaggio sono questi. È velocissimo, vi basta un cacciavite e una chiave esagonale che vi forniscono loro con la scrivania. Tempo di montaggio 15 minuti. Tempo per caricarsela in spalla da solo e portarla dal garage fino al secondo piano. Lì forse vi ci vorrà un pochetto di più. Ora che l'abbiamo montata, andiamo a vedere un pochino più da vicino quello che ci offre questa scrivania. Innanzitutto, l'altezza regolabile varia da 58 cm da terra fino a 1,23 m, anche se volendo sul sito ne trovate anche una versione che va un pochino più alta, ma 1,23 m è praticamente come l'avete vista prima che mi occupava mezza inquadratura. Comunque l'altezza ha un gioco praticamente di 70 cm, quindi vi dà spazio a qualunque tipo di idea. Questa versione che ho preso io, che si chiama E7, come abbiamo già visto, ha due motori laterali presenti nelle colonne. Questo dà tutta una serie di vantaggi rispetto a quelle con motore singolo, perché il motore singolo normalmente è un cilindro di ferro posto subito sotto la scrivania, collegato a entrambi i piedi che utilizzano lo stesso motore per salire, ma nel tempo questo meccanismo magari si può un po' disallineare. Invece con due motori separati questo problema non ce l'avete. E poi questi sono motori di tutto rispetto, perché riescono a tirare su fino a 125 kg. E siccome adesso non ho 125 kg qui, vi accontentate di un'ottantina per fare la prova. Tu guarda che mi tocca fare, eh? Abbassiamo. Iniziamo con un'altezza umana. Adesso andiamo più su. Soddisfatti? Regge, almeno 80 kg li stacca su. Me ne torno un attimo di sotto che mi sto un pelino cagando in mano. Potrei farlo tutti i giorni. Però tutta questa potenza, per fortuna, è controllata perché c'è un sistema di controllo di collisione. Cioè, se per caso vi sbagliate e state abbassando la scrivania, per esempio, più di dove dovrebbe andare, la scrivania si accorge che c'è una resistenza e si blocca in automatico tornando leggermente più su. D'altro canto, il fatto che si alza fino a 1,23 m può far molto comodo, soprattutto se mettete dei gadget come il raccoglicavi sotto, per andare a gestire tutti i vari cavi del computer, delle luci, di internet. Il cuore di questa scrivania è praticamente il pannellino di controllo. Abbiamo ovviamente la possibilità di regolare l'altezza tramite le due frecce sopra sotto. Una volta trovata la posizione giusta, possiamo andare a memorizzarla per
quattro volte. In questo caso i bottoni sono 1, 2, da seduta e da in piedi. È molto comodo il fatto che ci sono proprio due bottoni con il disegnino da in piedi e da seduta, così almeno non vi dimenticate quali sono le impostazioni per le due modalità principali per cui la utilizzerete. C'è anche un'altra funzione molto utile, che è quella del blocco del pannello di controllo, perché essendo tutto touch, soprattutto se avete dei bambini in casa, potrebbe causare dei problemi. Invece con il blocco potete premere quanto volete sulla tastierina, tanto non farà nulla finché non la risbloccate. Un'altra cosa simpatica è che ha anche un'uscita USB per caricare i dispositivi. È un peccato che non abbia la ricarica rapida, però fa sempre comodo comunque sia avercelo qui vicino, ci potete caricare il cellulare, eccetera. Sì, lo so che lo avete visto e so già cosa state pensando. Bastava un omino in piedi, non l'ho disegnato io, è proprio così, ve lo giuro. Grafiche maliziose a parte. Il motivo che mi ha fatto scegliere questa FlexiSpot rispetto a tante altre è la possibilità di personalizzazioni e la quantità di accessori che trovate sul loro sito. Se vi piace la classica scrivania da gaming tutta nera, la potete fare anche tutta nera, ma c'è anche la versione grigia, c'è la versione simil marmo, c'è quella tutta bianca, c'è la possibilità di prendere il piano curvo e ci sono una miriade di accessori. C'è il raccoglicavi, come so anche io sotto la scrivania, che è quello di cui vi ho parlato prima. C'è la possibilità di mettere addirittura il box per fermare il PC. È vero che adesso i PC, soprattutto quelli nuovi, sono belli da tenere sopra la scrivania, però magari chi non ha spazio. C'è un piano per far uscire la tastiera da sotto la scrivania, magari per i grafici, quelli che disegnano proprio, che utilizzano le tavolette grafiche, fa comodo. L'accessorio che mi è piaciuto molto è la griglia di ferro porta oggetti. Io ci sono sempre andato pazzo per queste, perché ci potete mettere praticamente di tutto, e questa della FlexiSpot ha un casino di aggeggi, fatemeli chiamare, oppure accessori. C'è quello magnetico per appoggiare il cellulare, c'è quello grande che magari ci va pure un tablet, ci stanno gli sticker per attaccare le foto, ci stanno le calamite, c'è il portachiavi, c'è di tutto, ragazzi, di tutto. E quello che mi è piaciuto è che ti danno anche le due staffe con i gommini per non rovinare la scrivania, che ti permettono di agganciarlo direttamente al piano la scrivania. Invece in molti posti te li danno che li puoi attaccare a muro. Vi consiglio di farvi un giro sul loro sito, ragazzi, perché è strapieno di accessori e il configuratore è fatto molto molto bene, vi fa già vedere quanto spendete e tutte le opzioni che avete per le dimensioni del piano, per i colori, per gli accessori. Ci sono un milione di cose, andate a farci un giro perché vi spassate veramente tanto e poi purtroppo la comprate e me maledite, però a parte questo. Parliamo al solito del prezzo, perché questa volta non è proprio economica la questione. Vi contestualizzo un attimo come l'ho pensata io, perlomeno. Alle mie spalle c'è la classica scrivania IKEA, il Lug Captain Alex. Quanto gli voglio bene a questi dell'IKEA. Ce ne stanno varie misure, questa che ho preso io sta intorno ai 230 euro. Su questo prezzo ho fatto la mia base, so che l'IKEA è principalmente economica, ho detto ok, sotto a quello è impossibile che ci scendo. Da quest'anno hanno iniziato a fare la linea gaming proprio con le scrivanie che si possono regolare. Fammi vedere quanto costa quella dell'IKEA. La Upspell costa 550 euro. E se i prezzi sono questi, vediamo cosa offre internet. Se vi fate un giro su Amazon, le trovate a 139, 140, 150, sono un po' più piccoline, ma so che ogni tanto vige l'idea del risparmio, ma su questi componenti, che non è che vi devono durare due giorni, questa mi deve durare 15-20 anni, preferisco spenderci qualcosina di più e prendere qualcosa di cui mi fido. Quindi ho detto, se i prezzi dell'IKEA sono questi, che mi darà una qualità immagino standard, purtroppo dovrò più o meno cercare prezzi simili. Poi ho continuato a gironzolare su internet, ho trovato questa FlexiSpot che addirittura Tech Radar l'ha quotata come miglior scrivania motorizzata da ufficio del 2022. Qui la qualità c'è, fammi andare a vedere i prezzi. Per fortuna sul sito ho trovato molte opzioni e questa S7 che partiva da 399 euro poteva essere un'ottima soluzione. Poi con il piano modificato e gli accessori, ragazzi, ve lo dico, io sono sempre arrivato intorno ai 500 euro di spesa. Ovvio, se gironzolate sul sito ci stanno anche versioni superiori a questa, che è arrivata a 700-800 euro, perché c'hanno tipo anche la ricarica wireless, appoggi il telefono lì sopra, te lo ricaricano. Ma io ho fatto questa scelta proprio perché, vedendo tutti gli accessori che ha, io adesso ci ho speso un tot per la scrivania e due accessori.
tra 6 mesi mi serve un altro accessorio, costasse 60-70 euro, me lo compro. Se tu alla fine di tutto spendi 800 euro di scrivania, ma la diluisci in 2 anni, va bene come cosa. Cioè, io qui ho margine di crescita, posso comprarmi tutti gli accessori che voglio, perché tanto ormai la spesa grossa l'ho fatta. Non in tutti i siti, non tutte le scrivanie ti danno questa possibilità. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è che ti danno una garanzia che va dai 3 ai 10 anni in base al modello che scegli. Questa che ho io, la S7, ha 7 anni di garanzia. Per rispondere alla domanda che probabilmente molti si staranno facendo, ma a chi serve una scrivania con l'altezza regolabile? Dopo averla utilizzata 2-3 settimane, posso dirvi che, oltre agli scellerati come me che fanno sto mestiere, fa molto comodo per chi per esempio ripara oggetti, fa delle sostituzioni, comunque deve lavorare su cose di precisione. Io per esempio, quando mi sono messo a sistemare le console, a pulirle, mi sono trovato molto meglio in piedi rispetto a stare sempre piegato sulla scrivania, che dopo un po', per la vecchiaia, mi fa male la schiena. È ottima quando devi fare un tira e molla velocissimo, cioè la metti alta, devi andare un attimo al computer, stampare qualcosa, lanciare un file, fare delle modifiche al volo. Sembra una cavolata, ragazzi, non ci credevo nemmeno io, ma lasciandola alta, io questa la lascio quasi sempre alta, faccio in maniera molto più veloce tantissime piccole cose che facevo con la scrivania tradizionale. Ci sono anche tutti i vari studi che dicono che comunque sia, tu dopo tot ore seduto dovresti stare un po' in piedi. A livello proprio fisiologico vi farebbe bene. Ovvio, non lo farà nessuno, però così per informazione ve lo dico. Ovviamente scegliete se prenderla in base alle vostre esigenze. Io personalmente vi dico, da quando ce l'ho mi ha cambiato la prospettiva proprio delle scrivanie. Cioè, questa per me non è una scrivania, è un oggetto nuovo a cui ancora devo trovare un nome. Però è una figata assurda. E è maledettamente funzionale. La prima partita di risico che faccio quando finisco a fare sta maledetta casa con gli amici miei, la schiaffo a 58 cm da terra, metto il tabellone lì, 6 persone attorno, e non voglio sentire volare una mosca fuori da sta stanza per 8 ore almeno. Bene ragazzuoli, ve l'avevo detto, doveva essere un video veloce perché ero tanto indietro. Non abituatevi a questa velocità di rilascio, perché non ho rilasciato una settimana, ma non gliela faccio più. Il quinto video che rilascio una settimana, sto morendo, anche perché certi tempi sono necessari per darvi una certa qualità di video. Quindi abbiate pazienza, fatemi tornare a respirare un pochetto, perché non gliela faccio più. Al solito, se volete farvi un giro sul sito, acquistarla eccetera, vi lascio tutti i link in descrizione. Fatemi sapere se avete qualche altra alternativa valida con un buon rapporto qualità prezzo, perché fanno sempre comodo ai ragazzi che vengono a visitare il canale, magari gli date qualche informazione in più. E ci vediamo alla prossima, che probabilmente dovrebbe essere una guida, quindi già mi devo mettere al lavoro. Che bello. Ciao ciao.